Coldiretti apre il suo villaggio a San Benedetto del Tronto, degustazioni di qualità fino a domenica. Il ministro Lollobrigida no al cibo sintetico e alle campagne ideologiche dell'Unione Europea, anche per i divieti alla pesca a strascico. 18enne caduto da un capannone nella zona industriale di Porto Sant'Elpidio per Anmil è l'ennesima morte sul lavoro. La procura indaga per capire perché il giovane Franco Mezzelli fosse sul tetto dove operava la ditta dello zio. Omicidio Rea, cancellati i permessi premio a Parolisi dopo l'intervista a Chi l'ha visto. Il giudice non ha compreso il significato della misura. Chiuse le iscrizioni in Serie D, Samb Renzi va ai supplementari, domanda di iscrizione incompleta per mettersi in regola. Il presidente rossoblù ha tempo fino al 24 luglio. Un cordiale saluto e ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro TG Marche. In apertura lo avete sentito dai titoli, le nostre telecamere presenti all'inaugurazione del villaggio Coldiretti di San Benedetto del Tronto, allo slogan tuteliamo il Made in Italy, presenti alla manifestazione anche il ministro per l'agricoltura e la sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, che ha ripetuto il suo no al cibo sintetico. Lo ha fatto ai microfoni della nostra Stefania Serino, che era lì, sentiamo. Una guerra al cibo di qualità ingaggiata da norme dell'Unione Europea che uccidono il Made in Italy. Questo dice Coldiretti nella prima giornata inaugurale del villaggio allestito a San Benedetto del Tronto. No al cibo sintetico, lo ha ribadito anche il ministro all'agricoltura e sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, che ha ovviamente presenziato alla convention che apre questa giornata. Ma andiamolo ad ascoltare insieme alle voci dei protagonisti. Il villaggio è un'occasione fondamentale non solo per portare la campagna nelle città, ma anche per continuare a rinsaldare quel legame necessario tra chi produce e che poi acquista, quindi con i cittadini ma anche poi con le istituzioni in maniera più generale. Il punto fermo di Coldiretti è quello di garantire una sempre più redditività alle nostre aziende agricole e di far sì che il settore primario, quindi della filiera agricola ma più in generale la filiera agroalimentare, possano continuare a rappresentare in maniera sempre più importante il settore economico su cui il nostro Paese deve continuare ad investire. Sottosegretaria Albano, un segnale forte da parte del Governo che parte proprio da San Benedetto del Tronto, già da questa mattina con il Ministro Lollobrigida, tutela della pesca. Qual è la linea di Governo per tutelare il Made in Italy e soprattutto per difendere questo comparto? La presenza e la vicinanza del Governo al comparto è una vicinanza non dell'ultima ora, ma una vicinanza che si è esplicitata in tanti anni di sostegno e di aiuto e soprattutto di comprensione di una categoria che per lungo tempo è rimasta senza appoggio e senza sostegno. Quali sono gli elementi? Intanto a livello europeo far capire quali sono i bisogni e le differenze dell'Italia rispetto a quella di altre marinerie e di altri comparti. Il tema fondamentale è sostenere le nuove generazioni attraverso la possibilità che si possa addivenire ad una migliore vivibilità e migliore qualità della vita. Un altro sostegno è sicuramente la possibilità di formazione. C'è tanta gente che vuole che restiamo liberi. Rimanere liberi significa rimanere anche in grado di continuare a produrre. E per continuare a produrre bisogna tornare a considerare il mondo dell'agricoltura, della pesca, dell'allevamento per quello che è il mondo che garantisce la nostra libertà attraverso le loro produzioni e la tutela dell'ambiente attraverso il loro lavoro. Che no al cibo sintetico? Perché il cibo sintetico non è buon cibo, perché le filiere che producono buon cibo garantiscono la manutenzione del territorio. Senza i nostri agricoltori e senza i nostri allevatori avremo una desertificazione, un quadro negativo da tanti punti di vista. E ultimo degli elementi, il cibo sintetico serve, come dice qualcuno, a sfamare i poveri, perché i ricchi continueranno a mangiare bene. A noi in una società divisa tra persone che possono mangiare bene perché sono ricche e poi persone a cui viene dato cibo spazzatura o carburante spazzatura, per non definirlo cibo, perché sono povero e proprio non ci piace. Una delle regioni più importanti d'Italia, confina naturalmente con l'Emilia Romagna, da non dimenticare la mia provenienza, però è
una regione che mi ha portato molta fortuna. Sono felice di condividere questo palco insieme a Massimiliano Ossini, che è un vostro naturalmente conterraneo, e soprattutto per promuovere appunto questo territorio, ma in generale tutte le eccellenze enogastronomiche italiane grazie a Coldiretti. Abbiamo dunque sentito le parole del ministro Francesco Lollobrigida, che questa mattina era presente al porto di San Benedetto per la manifestazione di protesta da parte della marineria e ha dimostrato, insomma, la vicinanza del governo e il sostegno ai pescatori contro i limiti annunciati dall'Unione Europea sulla pesca a strascico. Il ministro Lollobrigida ha assicurato l'impegno per rimanere vicini alla marineria e portare in Europa le istanze dei pescatori. Lo ha fatto dal porto di San Benedetto del Tronto in occasione dell'apertura del villaggio Coldiretti. Sentiamo. Guardare al mare oltre l'orizzonte per una pesca che continui a tutelare l'ambiente ma anche l'intero comparto. Difficile per i pescatori abituati a solcare anche le acque più agitate arrendersi all'idea di dover perdere ancora unità di flotta, perché questo è il rischio che si corre secondo i marittimi attraverso le limitazioni proposte dalla Commissione europea sulla pesca a strascico. Una tabella di marcia che punta ad eliminarla in tutte le aree marine protette entro il 2030. I pescatori preoccupati per il proprio futuro si sono mobilitati da uno dei porti più importanti d'Italia, quello di San Benedetto del Tronto, dove il ministro all'agricoltura e sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, è arrivato in mattinata prima dell'apertura del villaggio di Coldiretti. Intendiamo partire con un ragionamento che ci metta nella condizione di garantire la sostenibilità ambientale, ci mancherebbe altro, e i nostri pescatori da questo punto di vista sono un'eccellenza come i nostri agricoltori, i nostri allevatori, ma dall'altra garantire la sostenibilità anche dal punto di vista economico, perché una nazione che si impoverisce non è in grado di aiutare nemmeno i più deboli, e noi intendiamo farlo, e siccome non possiamo farlo con il debito o svendendo i nostri asset strategici, perché queste due missioni sono andate male per l'Italia che le ha provate, la terza è quella di aiutare le imprese, aiutare il mondo del lavoro, arricchire la nazione, e con l'arricchimento della nazione significa poter aiutare i più deboli. Dopodiché dire si limita un tipo di pesca, e quella pesca dove si fa? È quasi tutta in Italia, ma quelli del mare del nord? No, su quelli invece facciamo un altro tipo di meccanismo. È stato fatto così in Europa e abbiamo visto crescere le marinerie del nord Europa e deperire le marinerie, e i nostri porti li abbiamo visti svuotati. La nostra regione ha tanti porti, ha tante flotte, già abbiamo perso una potenzialità di pesca importante con un danno all'economia e all'indotto enorme, e vogliamo tornare a poter difendere le nostre peculiarità, le nostre forze, e non solo perché rappresentano un'eccellenza, perché possono rappresentare anche un futuro della nostra economia. L'economia portuale, l'economia del mare, la filiera enogastronomica che ci deve contraddistinguere nelle Marche e nell'Adriatico, affinché si possa dare una prospettiva e si possa dare delle certezze ad imprese che sono colpite da anni da una serie di normative che hanno ridotto la loro reale potenzialità. Sulla banchina centinaia di pescatori hanno intonato cori, issato cartelli, ma soprattutto allestito tavoli insieme ai cuochi con piatti della tradizione che rischiano di scomparire contro la cosiddetta blacklist di quelli considerati dannosi. Nelle coste opposte alle nostre si potrebbe continuare ad esercitare, soprattutto per quanto riguarda l'Adriatico e tutto il Mediterraneo, e questo ovviamente è un qualcosa che noi non possiamo accettare. La cosa che invece chiediamo è una forma di sostegno anche rispetto all'innovazione che ci può essere nel settore della pesca, ma nello stesso tempo garantire ai nostri cittadini e consumatori che il pesce che arriva sulle loro tavole sia italiano e non sia importato. Salviamo la pesca italiana! Salviamo la pesca italiana! Passiamo alla cronaca. A shock in un appartamento di San Biagio di Osimo ieri sera per il ritrovamento di una coppia di anziani ormai senza vita. Si tratta di un 80enne e di una 77enne, rispettivamente moglie e marito. Lui era in bagno, l'altra sulle scale. Non sono stati trovati segni di effrazione in casa. L'ipotesi è che la morte sia avvenuta per cause naturali, ma sarà da stabilire a quando risale. Indagano i carabinieri che hanno avvisato la procura del ritrovamento. L'anziano
Milano potrebbe essersi sentito male in bagno. La moglie, che si aiutava con un treppiedi per camminare, sarebbe caduta dalle scale nel tentativo di raggiungere il coniuge per prestargli aiuto. Al momento il PM di turno non ha richiesto alcuna autopsia e non sono stati fatti sequestri. In merito alla tragedia che si è consumata a Porto Sant'Elpidio, in cui ha perso la vita un 18enne precipitando dal tetto di un capannone, l'ANMIL piange l'ennesima vittima sacrificata per quella mancanza di sicurezza sul lavoro che, dicono, non è più accettabile. Sentiamo. Non si spegne a Porto Sant'Elpidio il terribile sgomento e il cordoglio per la tragedia avvenuta ieri mattina nella zona industriale San Filippo, dove ha perso la vita il 18enne Franco Mazzelli, precipitato dal tetto di uno scatolificio. Mentre ci si interroga sull'accaduto e gli inquirenti continuano ad indagare sulla dinamica del fatto, con l'ispettorato del lavoro intervenuto subito sul posto insieme ai carabinieri ieri mattina, noi abbiamo sentito Marcello Luciani, presidente di ANMIL Marche, che vede nella morte di Franco l'ennesimo infortunio sul lavoro. Cosa dire? Cosa commentare di fronte all'ennesima notizia di un infortunio sul lavoro accaduto ad un giovanissimo di 18 anni, Franco Mazzelli, di Porto Sant'Elpidio, mentre era sopra un capannone, è caduto all'altezza di 10 metri, l'ennesima caduta dall'alto. Questa notizia io l'ho ricevuta mentre ero presente ad una riunione del COCOPRO nella provincia di Fermo, in cui si parla di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È stata una notizia che ci ha veramente stroncato, che ci ha bloccato anche nei lavori. Mentre si sta predisponendo l'autopsia sul corpo del ragazzo nato in Italia da una famiglia di origine albanese, per i coetanei e gli amici è il momento del ricordo, quello di Franco, un ragazzo come tanti che aveva frequentato il quarto anno dell'istituto alberghiero del Polo Urbani a Porto Sant'Elpidio nell'indirizzo Sala e che era gioviale e sempre disponibile con tutti. Ieri sera gli amici, dopo le prime ore di silenzio in cui si erano chiusi appena appresa la notizia, si sono ritrovati sulla spiaggia per abbracciarsi, piangere e cercare conforto insieme ed hanno fatto volare in cielo 18 lanterne cinesi, una per ognuno degli anni dell'amico. ANMIL intanto esprime alla famiglia tutta la sua vicinanza e si mette a disposizione per il suo ruolo, non potendo fare a meno di vedere nella tragedia di ieri l'ennesimo fallimento della sicurezza che persegue da sempre. ANMIL Marche, nella mia presenza e nella presenza di Gioello Forni come presidente nazionale di ANMIL, ci stringiamo intorno alla famiglia, porgiamo le nostre condoglianze e ci mettiamo a disposizione per quanto ci compete. Quello che effettivamente è accaduto lo scopriremo grazie a tutti gli organi competenti in merito nei prossimi giorni. Per il momento non posso dire che purtroppo è l'ennesimo fallimento della prevenzione. Noi stiamo cercando da tantissimi anni di entrare all'interno delle scuole con la nostra testimonianza, all'interno delle aziende, purtroppo vediamo che questi infortuni continuano ad accadere, ma noi teniamo duro e andremo avanti, anche se dobbiamo registrare nei primi 4 mesi del 2023 un infortunio ogni 55 secondi e 2,2 morti al giorno. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Pesaro per soccorrere una persona caduta da un'altezza di circa 5 metri nel canale Genica, momentaneamente in secca. La squadra, giunta sul posto, è scesa nel canale assieme al personale del 118 raggiungendo l'uomo per le prime cure, mentre sopra il personale con l'autoscala organizzava il recupero del malcapitato con la barella speleo. Viste le sue condizioni, il ferito è stato elitrasportato all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. Non ha compreso il significato della misura. Con queste motivazioni il giudice del Tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato i 16 permessi premio concessi a Salvatore Parolisi appena 4 mesi fa. Nell'intervista a Chi l'ha visto, l'ex caporalmaggiore dell'esercito condannato a 20 anni di reclusione per l'omicidio della moglie Melania Rea avvenuto nel 2011 aveva parlato di condanna ingiusta. Sentiamo. È durata meno di 12 giorni l'illusione di tornare alla vita normale per Salvatore Parolisi.
Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato tutti i permessi premio concessi 3 mesi fa all'ex sottufficiale dell'Esercito. Una decisione maturata dopo l'intervista rilasciata lo scorso 2 luglio alla trasmissione Chi l'ha visto, durante la quale l'ex caporal maggiore aveva definito ingiusta la condanna a 12 anni di reclusione per l'omicidio della moglie Melania Rea, massacrata con 35 coltellate e ritrovata senza vita nel bosco delle Casermette in provincia di Teramo nel 2011. All'uscita dal carcere di Bollate, per il primo dei 16 permessi premio che gli erano stati concessi fino ad ottobre, l'ex militare, che ha già scontato 12 anni di pena, si era sfogato davanti alle telecamere continuando a ribadire la sua innocenza. «Non mi hanno condannato all'ergastolo perché non c'erano prove», aveva detto alla giornalista di Rai 3, lasciandosi poi andare ad apprezzamenti e considerazioni sui rapporti con la moglie e con le altre amanti. «Ho tradito Melania più volte ma non l'ho uccisa e con Ludovica era solo una scappatella», aveva dichiarato l'ex militare, che non aveva poi avuto belle parole per Melania. «Le davo ogni mese 500 euro sui 1.300 che guadagnavo, se non è questo amore». Affermazioni che hanno suscitato lo sdegno della famiglia Rea, in primis del fratello della vittima Michele. Un assassino capace di uccidere in quel modo la moglie e la madre di sua figlia non può essere equiparato a un delinquente comune, aveva detto. Non si è fatta attendere neppure la decisione del giudice di sorveglianza Giovanna Di Rosa, che ha deciso di cancellare i permessi premio concessi lo scorso aprile. Permessi che, spiega il magistrato, avrebbero dovuto stimolare un'approfondita riflessione. Invece, con le sue esternazioni, Parolisi ha dimostrato di non averne compreso il significato e la valenza. Nei prossimi 4 mesi l'ex militare sarebbe dovuto uscire una volta a settimana per fare volontariato in una parrocchia milanese. Per lui, invece, si riaprono le porte del carcere di Bollate, dove, spiega il giudice di Milano, Parolisi proseguirà il lavoro introspettivo anche per restituire piena dignità alle vittime e alla loro storia. Assoluzione con formula piena si conclude così, dopo 10 anni, una sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, il processo Spese Facili, che ha visto indagati per peculato i politici della Regione Marche per presunte irregolarità commesse tra il 2008 e il 2012 da parte di 61 consiglieri e 5 addetti ai gruppi. Daniela Gurini. Dopo oltre 10 ore di camera di consiglio al Tribunale di Ancona è arrivata la sentenza di piena assoluzione al processo Spese Facili in Regione per tutti i 38 imputati rimasti a processo per peculato. Tra i diretti interessati presenti, abbracci, sorrisi e qualche lacrima. Anche il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, finalmente può continuare il suo lavoro di amministratore serenamente, anticipa il suo legale, l'avvocato Alessio Stacchiotti. Ma ci aspettavamo un'assoluzione dopo tanti anni, abbiamo depositato tantissimi documenti, era tutto stato già vagliato dalla Corte dei Conti, 3 volte era già stato assolto. Ci dispiace essere arrivati così lunghi dopo tanti anni di sofferenza per tutti quanti gli indagati, imputati che si sono visti ad oggi assolti finalmente da questo processo, che è stato un processo eterno, durato più di 10 anni. Sicuramente c'era molta tensione, qualcuno si è visto visibilmente teso, qualche altra persona ha versato anche le lacrime. Un processo che ha veramente colpito chi ha una vita e si comporta in maniera retta. Voi considerate che per la prima volta qui nelle Marche, in un processo del genere, sono stati messi sotto processo tutti quanti i consiglieri regionali. Siamo partiti con tutto quanto il consiglio sotto processo e mano a mano che si andava avanti con gli anni sono ridotti, ci sono stati dei giudizi abbreviati, delle assoluzioni in corte d'appello ed oggi si è concluso tutto con di fatto la dimostrazione che questa indagine era un'indagine che non doveva probabilmente neanche partire così come si è portata avanti in questo modo. Ha sentito Silvetti con un messaggio? Siamo sentiti per messaggio con il collega Silvetti, è molto contento e sono felice per lui perché adesso potrà pensare a governare la città in maniera serena e tranquilla. L'avvocato Marina Magistrelli, tra i difensori, ha così commentato questo processo. Già nel 2015 c'era stata una sentenza simile, con un proscioglimento. Poi è stato fatto ricorso per Cassazione, praticamente ci sono stati 8 anni di inutilità giudiziaria. Insomma, ha tenuto sulle spine tanti politici della nostra regione, ma in sostanza questa sentenza arriva e che cosa praticamente dichiara? Praticamente queste persone, sia di centrodestra che di centrosinistra, hanno tutti sofferto per tanti anni. E ha cambiato in qualche modo anche la dinamica politica nel centro-sinistra e nel centro-destra. Quindi non sto facendo un discorso di parte.
si poteva evitare? Di questo ognuno deve dare il proprio giudizio, però forse sì, insomma, il giudizio mio è forse sì, perché tanta gente ha sofferto per tanti anni e oggi è arrivata la soluzione. Si è arrivati dunque anche all'atto finale di questo processo? Adesso vediamo cosa intende fare la procura. Il commissario alla ricostruzione Guido Castelli ha annunciato che Papa Francesco riceverà tutti i sindaci dei comuni colpiti dal sisma del 2016. L'appuntamento è per il 24 novembre al Vaticano. Nel suo post Castelli rimarca come la solidarietà del Santo Padre verso le nostre terre sia stata sempre profonda e tangibile, ricordando con commozione la sua visita ad Amatrice ma anche a Pescara del Tronto. L'opera di ricostruzione ha tanto da imparare dalla visione profondamente umanista ed ecologista della Pontefice, ha concluso Castelli. E ora voltiamo pagina. Spostiamo a Senigallia, c'era anche la presidente nazionale Sangalli all'assemblea pubblica dei soci di Confcommercio Marche Centrali. Appuntamento alla prestigiosa rotonda senigalliese. Nel corso della conferenza sono state consegnate donazioni di solidarietà ad una trentina di aziende alluvionate. Ciro Montanari. Assemblea pubblica dei soci di Confcommercio Marche Centrali alla Rotonda Mare di Senigallia, che tra i numerosi ospiti di prestigio ha visto la presenza del presidente nazionale di Confcommercio Imprese per l'Italia Carlo Sangalli e del governatore della regione Marche Francesco Acquaroli. Bisogna assolutamente sfruttare al meglio tutte le risorse del PNRR, ridurre le tasse e ridurre gli sprechi della spesa pubblica. Appuntamento importante per fare il punto della situazione, soprattutto per cercare di costruire una strategia che possa portare sempre di più la nostra regione ad essere protagonista. Il direttore generale di Confcommercio Marche e Marche Centrali polacco ha moderato gli interventi, mentre il presidente Bermucci ha svolto la relazione sulle attività svolte nel 2022. Una parte dell'assemblea parlando di quello che abbiamo fatto in questo anno per aiutare e per sviluppare il turismo ma anche le attività commerciali dei centri storici e pertanto preparare il tutto alla nuova stagione che qui a Senigallia alla Rotonda è sicuramente un momento importante, è non soltanto un emblema ma è diciamo che è il turismo delle Marche. L'assemblea pubblica Confcommercio mette sul piatto tutta una serie di iniziative che abbiamo portato a casa per il bene delle imprese di questo territorio. Sono tantissime, abbiamo lavorato su tutti i fronti e possiamo dire che lo stato di salute delle imprese di questo territorio è sano. Abbiamo passato dei momenti molto complicati, ma l'essere imprenditore alla fine ha avuto la meglio su tutto il resto. E poi la cerimonia di consegna delle donazioni di solidarietà alle imprese alluvionate a cura della Fondazione Giuseppe Orlando, ente senza scopo di lucro, costituito nel 2000 da Confcommercio Imprese per l'Italia, che si occupa di assistenza sociale, beneficenza, istruzione, formazione e della tutela di diritti civili. Il riconoscimento benefico è stato diretto ad una trentina di aziende del territorio che hanno subito danni disastrosi per agevolare la ripartenza. È tutto, questa prima parte del nostro telegiornale termina qui e ora l'appuntamento con il TG Sport, dunque a tra poco.